ritroviamo così come nostra consuetudine settimanalmente con il nostro appuntamento di studiando la parola e questo dovrebbe essere il penultimo tempo dedicato al libro di Daniele o libro del profeta Daniele siamo con il nostro ultimo appuntamento giunti al capitolo 9 dove abbiamo parlato delle 70 settimane o sette settimane, prima, poi diventate 70 settimane, di tutto quel calcolo di anni e delle varie interpretazioni legate a questo tempo profetico da una parte, dall'altra parte un tempo storico per descrivere quello che accadeva tra la storia di un Daniele storico quindi dalla deportazione in Babilonia fino ad arrivare al periodo dei Maccabei siamo quindi giunti e dedichiamo questo appuntamento al capitolo 10 del libro di Daniele io prima di iniziare colgo l'occasione perché questi nostri appuntamenti queste scarse mezz'orette che dedichiamo ad a Approfondire, ma più che approfondire, a leggere la scrittura, a stimolare la nostra curiosità biblica, per grazia del Signore vanno oltre i nostri confini ecclesiali. E di questo bisogna ringraziare il Signore per lo staff di Teleoltre che registrano queste lezioni e poi le mettono a disposizione. Prima che sul canale televisivo, immediatamente su internet. E ogni tanto. Per non dire di frequente, riceviamo dei commenti e colgo l'occasione ad inizio di questa lezione per salutare qualcuno che non è tanto vicino a noi. C'è chi dall'Argentina è venuto a conquistare l'Italia e la cristianità. Io gioisco nel sapere che abbiamo fratelli e sorelle che seguono in Argentina queste piccole ed umile lezioncine del fratello Elpidio. Quindi salutiamo la sorella Laura che scrive così dall'Argentina. Fratello, mentre cucino e stiro i panni ti ascolto dall'Argentina e a me fa tanto piacere sapere che c'è chi cucina e stira e sopporta la mia voce di sottofondo. Spero che il marito non sia geloso. Salutiamo la sorella Laura e sicuramente tanti altri che chissà in quale altre parti del mondo attraverso internet seguono e ci fanno compagnia. Andiamo al capitolo 10 e proviamo, siccome dal 10 al 12 sono gli ultimi tre capitoli del libro di Daniele e compongono quasi un blocco di letteratura. Apocalittiche, a priori vi dico che ci troviamo di fronte a dei testi che esegeticamente sono abbastanza complessi e difficili, per cui noi non abbiamo nessun tipo di presunzione di dare spiegazioni particolari. Ma cerchiamo attraverso quella che è la lettura di limitarci a delle considerazioni di natura storica, che poi queste considerazioni, hanno un riflesso nella nostra vita spirituale, e per noi un'occasione per rallegrarci perché ci accorgiamo che la scrittura, in quanto parola di Dio attraversando i secoli, continua a parlare alla vita di chiunque la legge. Il terzo anno di Ciro, re di Persia, fu rivelata una parola a Daniele, chiamata Balthazar. La parola è vera e predice una grande lotta. Siamo con la collocazione storica del terzo anno di Ciro, nel 536 avanti Cristo. Abbiamo più volte detto che c'è una supposizione. Di studiosi che ritengono che il testo sia scritto e accompagni il periodo di Maccabei, quindi intorno al 160, ma il nostro personaggio, per questo riferimento storico, terzo anno di Ciro, ci dice che siamo nell'anno 536. E che cosa accade? C'è una parola, ma questa parola predice una grande lotta. Qual è questa lotta? In quel tempo, io Daniele feci cordoglio per tre settimane. Non mangiai nessun cibo prelibato, né carne né vino entrarono nella mia bocca, non mi unsi affatto sino alla fine delle tre settimane. Terzo anno di Ciro. In quel tempo. Dovremmo essere, così come ci dice il verso 4, il ventiquattresimo giorno del primo mese. Siamo quindi il 24 del mese di Nisan. Ricordate che quando abbiamo parlato di feste, il mese di Nisan apre il calendario con una festività particolare, che è la festa di Pasqua, preceduta dalla settimana dei pani azzimi dove c'è digiuno, c'è amarezza che prepara alla Pasqua. Differentemente da quelle che sono le usanze, Daniele non celebra una settimana di paniazzi, ma dice che fa tre settimane di digiuno. Su questo racconto nasce un pochettino un supporto per gli amici cattolici che fanno la Quaresima prima della Pasqua, quindi il periodo di digiuno antecedente a questa festività. Quindi Daniele sta praticando penitenza, sta digiunando, sta pregando, ma questo digiuno in cui ci dice che nessun cibo prelibato, né carne né vino entrarono nella mia bocca, non so voi, ma a me, ripercorrendo il libro di Daniele, sembra tornare all'inizio, quando Daniele è alla corte. Del re, e gli viene offerto di mangiare i cibi prelibati che sono ancora a disposizione sua, dei suoi amici e degli altri giovani che sono con loro. Quindi, questo rifiuto del cibo ci ricorda che siamo di fronte a una scelta di consacrazione, a una scelta di conservazione della propria identità spirituale. E mentre Daniele è in questa attitudine di ricerca ancora della presenza di Dio, continuiamo la nostra lettura. Mentre mi trovavo sulla sponda del Gran Fiume, che è il Tigri, alzai gli occhi, guardai ed ecco un uomo vestito di lino che aveva ai fianchi una cintura d'oro di Ufaz. Innanzitutto la presenza del fiume, così come ci informano anche altri profeti della deportazione, il fiume, arie in prossimità dei fiumi, erano i luoghi dove i giudei deportati si riunivano per avere comunione tra di loro, per pregare, per citare a memoria ancora le scritture che essi avevano riconosciuto. Qui si trova Daniele quando ha una visione. Alza gli occhi e vede un uomo vestito di lino, con una cintura di oro di Ufaz, Ufaz è una regione molto nota per la preziosità del suo oro. Il suo corpo somigliava a Topazia, la sua faccia aveva l'aspetto della folgore, i suoi occhi erano come fiamme di fuoco, le sue braccia e le sue gambe somigliavano a bronzo lucente e il suono delle sue parole pareva il clamore di una moltitudine. Siamo di fronte alla descrizione di un personaggio soprannaturale. Questa descrizione sarà sicuramente ben nota a Giovanni quando scriverà a distanza di secoli l'Apocalisse, perché c'è una descrizione molto simile a questa. Siccome Daniele è sul fiume, possiamo supporre che era in compagnia di persone ed era in preghiera. Perché supponiamo che era in compagnia perché il verso 7 dice soltanto io vidi la visione quindi c'erano altri con lui il verso 8 io rimasi solo a contemplare quella grande visione mentre mi sentivo senza forze il mio colorito si fece smorto e mi vennero meno le forze di fronte a visioni di cose soprannaturale l'uomo naturale scopre la sua debolezza la non conoscenza provoca quel timore quel tremore che ci fa sentire deboli e mentre lui avvertiva la sua debolezza verso 9 udì il suono delle sue parole ma appena udito il suono delle sue parole cadde stordito con la faccia a terra la voce che Daniele ode è capace di stordirlo quindi c'è una voce potentissima. Non so, a volte vi capita in particolari manifestazioni di trovarvi collocati vicino a un impianto di amplificazione, no? E tutte le volte che arrivano i bassi e vi rimbombano, il corpo si muove così come si muovono le onde ancora sonore. E davanti a questa voce che lo stordisce ecco, una mano mi toccò, dice il verso 10. E tutto tremante mi fece alzare sulle ginocchia, appoggiato sulle palme delle mani. Prima era caduto, adesso una mano lo tocca e lui si pone in una posizione come i bambini che cominciano a camminare, è a gattoni, è sopra le ginocchia ed appoggiato sulle mani. Quindi si riscopre il bambino, ha la posizione di un bambino che non sa camminare. E in questa posizione che sembra quasi umiliante, verso 11 recita, che questa voce dice a lui, Daniele, uomo molto amato, cerca di capire le parole che ti rivolgo e alzati nel luogo dove stai, perché ora io sono mandato a te. Quando egli mi disse questo, io mi alzai in piedi, tutto tremante. L'ascolto di una voce collegata al soprannaturale, quindi una voce da parte di Dio all'inizio ti stende, ti fa finire faccia a terra. Poi la mano ti rialza e tu ti ritrovi a gattoni. Ma poi questa parola ti dice di non temere, ma fa di più. Ti alza. Quando mi ebbe detto questo, io mi alzai in piedi. La parola, la scrittura ha questa capacità: quella di sollevare, di tirare su. Io so che Mentre leggiamo questi testi, voi lettori della scrittura che conoscete l'Apocalisse, state rivivendo anche l'esperienza di Giovanni che si prostra davanti a quell'angelo che gli appare, l'angelo che lo tocca, lo tira su e gli dice: Io sono tuo servo, alzati. Tutte le apparizioni, anche l'angelo che appare a Maria. La visione che ha ancora Zaccaria e tutti i personaggi. Quando hanno un incontro, le prime parole che noi leggiamo dal testo biblico sono non temere. L'incontro con Dio non è un incontro che incute paura ed è per questo che noi notiamo che la scrittura cerca immediatamente di rassicurarci. Perché poi il timore del personaggio diventa il nostro timore, che nel leggere quella storia cominciamo a tremare al posto suo. Che cosa sta per accadere? Che cosa gli sta per dire? La prima cosa che gli dice è non temere, Daniele, poiché dal primo giorno che ti mettesti in cuore di capire, di umiliarti davanti al tuo Dio, le tue parole sono state udite: Io sono venuto a motivo delle tue parole. Il testo ci dice che la preghiera che viene elevata immediatamente raggiunge il trono di Dio. Ma questo testo ci apre improvvisamente uno scenario fin qui a noi ancora sconosciuto. Sono diverse le visioni, le apparizioni che abbiamo incontrato nei vari libri fin qui letti ed esaminati. Ma è solo nel libro di Daniele che ci troviamo di fronte ad un angelo che porta una risposta. Il termine angelo vuol dire appunto messaggero, quindi una creatura spirituale che è l'atore di un messaggio da parte di Dio. Ma stranamente è accaduto qualcosa a noi fin qui, ancora ignoto. Verso 13 ma il capo del regno di persia mai ha resistito 21 giorni. Quest'angelo del quale non conosciamo nome, non abbiamo identità, dice a Daniele, ho incontrato la resistenza del capo del regno di persia. Allora cominciamo a supporre che ci sono degli angeli che parteggiano per i vari imperi, per i vari Regni. Allora, se si vuole restare molto sul generico, si suppone l'esistenza di angeli cosiddetti delle nazioni. Da un'altra parte, siccome questo angelo del regno di Persia oppone resistenza a quest'angelo inviato a Daniele, c'è un motivo, c'è una ragione che noi conosciamo da quelle che saranno le parole successive, che questo angelo porta un messaggio di favore per il popolo di Daniele e questo messaggio va contro il regno di Persia, di qual, del quale si annuncia l'imminente distruzione. Ecco perché questo angelo, secondo alcune interpretazioni, un angelo avverso, un angelo definito anche decaduto, cerca di frenare questo messaggio e ci sta riuscendo, ci è riuscito per ben 21 giorni. Tenete però sempre conto dei numeri che sono nella letteratura ebraica, nei testi dell'Antico Testamento. Il 31 ritorna subito, facile da scomporre, in un 3 per 7, dove il 7 rappresenta una certa perfezione, il 3 rappresenta quello che è l'apparire, il manifestarsi ancora di Dio. La resistenza è durata 21 giorni, però Michele, dice il testo, uno dei primi capi, è venuto in mio soccorso e io sono rimasto là, presso il re di Persia. C'è un altro angelo identificato come uno dei primi capi. In quella che è l'angelologia, i capi degli angeli vengono definiti arcangeli, quindi un angelo più forte, il cui nome risulta essere Michele o Michele a seconda delle traduzioni. Che cosa ha fatto? Questo è riuscito a liberare questo angelo che resta a noi sconosciuto, senza identità. Ora sono venuto a farti conoscere ciò che avverrà al tuo popolo negli ultimi giorni, perché è ancora una visione che concerna l'avvenire. Ecco cosa deve fare quest'angelo: fargli conoscere le cose che devono accadere. Verso 15: Mentre egli mi rivolgeva queste parole, io abbassai gli occhi a terra e rimasi in silenzio. Ed ecco uno che aveva l'aspetto di un figlio d'uomo, egli mi toccò le labbra. Allora aprì la bocca, parlai e dissi, ecco lui. E c'è colui... tutta, nuovamente, la descrizione di ciò che sta accadendo. E noi, sembra di vedere la moviola di quello che è stato già descritto prima. Nella letteratura giudaica, il ripetere, che a noi può apparire ridondante, aveva lo scopo di aiutare a memorizzare i particolari che il testo narrà, fino ad arrivare al verso 20, dove questa creatura domanda a Daniele, sai perché io sono venuto da te? Ora tornerò di nuovo a lottare con il principe di Persia, poi uscirò ed ecco verrà il principe di Yavan. Questo angelo... È stato liberato dall'arcangelo Miguel, torna ad affrontare nuovamente l'angelo che è sul regno di Persia. La presenza di questi angeli a noi ci dice che c'è una rivalità tra queste nazioni, c'è una contesa tra questi popoli che si protrae nel tempo fino a quando non arriverà il principe di Yavan. Yavan è il nome ebraico per identificare la Grecia. Quindi questa battaglia durerà fino a quando non arriverà l'angelo della Grecia, ossia non ci sarà la Grecia che entrerà e prenderà ancora il dominio ed è quello che accadrà successivamente. Infatti i greci sconfiggeranno i persiani attraverso la persona del noto Alessandro Magno. Verso 21, ma io ti voglio far conoscere ciò che è scritto nel libro della verità e non c'è nessuno che mi sostenga contro quelli tranne Michele, vostro capo. Quest'ultimo verso ci fa conoscere che l'arcangelo Michele è colui che combatte per Israele, che combatte per il popolo di Giuda. E questa è la ragione per cui in quella che è la tradizione cattolica... L'arcangelo Michele è diventato il difensore di tutti, in certo senso di tutti i credenti di tutto l'Israele spirituale. Noi invece riteniamo che per noi non combatte solo l'arcangelo Michele, non combatte solo Gabriele, non combatte solo l'angelo di cui non conosciamo il nome. Ma crediamo che a quei versi dove la Scrittura ci dice che ci sono le schiere del cielo che combattono con noi. Sono quelle schiere che ancora Eliseo chiese in preghiera che il suo servo potesse vedere e guardando alle sfere spirituali notare che quelli che sono per il popolo di Dio sono molto di più di quelli che ancora cercano di frenarlo. Questa esperienza di Daniele è però un incoraggiamento a quelli che insieme a leggere, a, quindi alla lettura della Bibbia, fanno della loro vita spirituale un momento di preghiera, lottano con la preghiera. Qui si comprende qual era la lotta. La lotta dei 21 giorni di Daniele si materializza nel conoscere che c'è una lotta spirituale. Infatti nel Nuovo Testamento noi leggeremo che la battaglia dei credenti non è contro carne e sangue ma è contro le potestà, le potenze, i dominatori che sono nei luoghi celesti. Questo capitolo ci apre uno scenario su un qualcosa che per certi versi è ancora misterioso perché non siamo in grado di conoscere appieno, ma da quel poco che riusciamo a raccogliere dalle scritture noi crediamo che realmente nelle sfere dello spirito c'è una battaglia per il bene dell'umanità, per il bene dei credenti. Ma questa opera di bene è ostacolata, riceve l'opposizione. Dio si muove per il bene del suo popolo, l'avversario di Dio non se ne sta a guardare e cerca, non potendo vincere, cerca perlomeno di ritardare l'azione di Dio. Ma noi crediamo che chi resiste la vince, che la fede e saper anche aspettare, e Dio è colui che arriva sempre al momento opportuno. Ed è anche questo il messaggio del libro di Daniele: di non contare i giorni, di non badare a quello che storicamente sta accadendo, ma di credere che al momento opportuno, o attraverso Michael, se preferite, Michele, o attraverso un altro suo messaggero, Dio manifesterà il suo favore. Nel prossimo appuntamento andremo a concludere i due capitoli finali. Dio vi benedica.